Mister, oggi partita punto guadagnato o due punti persi? Dipende da quale punto di vista si guarda la partita. Per quanto riguarda la prestazione sono stati due punti persi. Però visto il blasone della squadra, insomma, della Deliese, la storia, la cultura che ha, e noi essendo una matricola, essendo che fra le nostre file ci sono solo giocatori di buona volontà, di buon auspicio e soprattutto uomini, che non hanno, diciamo, un compenso economico, ma vengono veramente per la voglia, per la maglia e per la squadra. E dall'altro lato c'è una squadra che ha costruito dall'inizio del campionato una squadra per poter così sperare di arrivare nei primi quattro, ancora in corsa, e fare il salto di categoria, e quindi ha allestito una squadra dove ci sono elementi di spicco per la categoria, ma noi con la passione, la voglia, la grinta, la determinazione, l'allenamento quotidiano e anche con l'esperienza che portano anche i miei componenti dello staff, parliamo di ex grandi giocatori in queste categorie, di Alfonso Barillà, Pasquale Luppino, Francesco Gioffre, riusciamo, insomma, a creare questa bella famiglia, e essendo una matricola allora alla fine diciamo due punti guadagnati. Pino Stellitano dell'Iese. Mister, oggi partita forse un po' incolore da parte della sua squadra? Ma incolore non direi, anche perché bisogna vedere pure con chi gioca uno. Penso che il San Michele sia un'ottima squadra, viene da un momento molto positivo, con un morale alto, forse si giocavano pure per poter rientrare nei playoff e hanno dato anima e cuore in campo. Perciò non penso che sia stata una delle Iese opaca. Sicuramente potevamo fare molto di più, specialmente in avanti, però dico, tutto sommato è stato un risultato più che giusto. Sì, il risultato sì, mi pare giusto. Il primo tempo voi avete fatto una partita però un po' diversa, il secondo tempo forse un calo fisico può essere o... No, più che un calo fisico abbiamo dei ragazzi che non stanno tanto bene fisicamente, oggi ci mancavano Cantone e Gaetano, che sono due centrocampisti sia di qualità che di quantità, e in panchina, a dire il vero, non avevo anche dei cambi all'altezza, perché avevo ragazzi che ancora, chi per mancanza di allenamento, chi perché veniva da qualche infortunio, non ho potuto disporre di una panchina, diciamo, degna di questo, degna nome, di questo nome, ecco. Però dico, tutto sommato, penso, come ho detto prima, che il risultato di parità sia il risultato più giusto. Non abbiamo fatto nulla sotto l'aspetto dei tiri in porta. Forse nel primo tempo noi abbiamo fatto qualcosina in più, meglio di loro. Loro nel secondo tempo, forse verso il 20esimo, al 25esimo, hanno fatto forse meglio di noi.